Bella raga, rieccoci su Reverse. Allora, abbiamo delle grandi notizie. Dal 23 dicembre al 6 gennaio abbiamo un nuovo login event e dove basta loggare per 10 giorni appunto per prendere delle ricompense. Le ricompense in questione sono 6, 12, 18, 24, 240 delle gemme per chiaramente farle pull. Abbiamo un po' di materiali per fare gli upgrade degli Psycube. Dell'energy, quindi abbiamo le varie candy, quelle grosse tra l'altro, non sono quelle piccoline, quindi sono 100, 2, 120, 240, 360 delle candy per l'energy per il refill. Abbiamo un po' di materiali vari che poi servono chiaramente per le resonate, ascensioni, eccetera, eccetera. E abbiamo, credo, libri di ogni tipo o solamente star? No, sono solamente star e plant perché chiaramente uno è legato a Tooth Fairy, l'altro è legato a Jessica, chiaramente, quindi perfetto. Abbiamo un po' di sharpodonti, che sarebbero semplicemente i soldi, e un po' di dust, quindi ok. Login event, tutto bellissimo, ma non è finita qui. Abbiamo una specie di banner speciale a selettore. Questo è interessantissimo. Infatti, sono curioso di sapere un po', se lo userò, se non lo userò. Vediamo un po'. Praticamente dal 30 dicembre al 13 gennaio ci sono tre banner separati, da quello che ho capito, dove tu puoi fare 40 pull e puoi trovare i classici PG standard, ma dopo le 40 pull puoi scegliere garantito 100% uno dei personaggi a tua scelta tra i vari banner, ok? Quindi c'è tipo il primo banner dove tu fai 40 pull, dopo le 40 pull puoi scegliere a tua scelta uno di questi tre personaggi, come se fosse una specie di selettore, però devi fare 40 pull per averlo, che il primo è fatto da Druvis, Anan Lee e Sotheby, potrebbe essere l'occasione che ho per prendere Anan Lee. Però devo pullare Jessica, non lo so. Poi abbiamo il secondo banner dove abbiamo il secondo selettore tra Centurion, Medicine Pocket, New Bubble ed Eternity, quindi da 4. E poi abbiamo il terzo banner dove come selettore abbiamo Anite, Lilia, Voyager e Regulus. E praticamente funziona che tu fai 40 pull che non sono legate al PT di nessun banner, sono totalmente separate. E una volta che le hai fatte puoi selezionare il 6 stelle che vuoi. Però puoi anche trovare dei 6 stelle in queste 40 pull che fai in realtà, ok? Quindi non lo so, sembra una cosa abbastanza carina, non ne sono ancora, non sono ancora sicuro perché tecnicamente, ma quell'Anan Lee o Druvis le vorrei, però anche Voyager. Non lo so, non è male avere comunque il 6 stelle assicurato qua. Abbastanza curioso che hanno scelto di mettere un 40 pool di ingresso per avere questo selettore qui, però sono abbastanza convinto che in queste 40 pool tu possa trovare altri 6 stelle e forse hanno dei rate diversi, ok? Quindi sarà da vedere un po' quando esce. Tuttavia comunque questa roba esce dal 30 dicembre, quindi praticamente a metà del login event, qualcosa del genere, ok? Quindi da quello che ho capito io, semplicemente qua esce un banner speciale che ruota nel giro dei giorni durante dell'evento, a meno che non ti puoi scegliere tu uno dei tre banner, non credo, però penso che ruoti tipo ogni 4 giorni l'uno, qualcosa del genere, e fai 40 pull e poi ti selezioni uno di quei 6 stelle lì. Il problema è il fai 40 pull, anche perché io adesso sto aspettando che arrivi Jessica, quindi probabilmente finiranno tutte lì. Non credo che avrò 40 pull per farlo, ma per chi volesse uno di questi personaggi assicurato al 100% con 40 summon lo prendi, sicuro. Anche perché so che ci sono molti che vogliono Centurion, molti che no, Voyager magari no, perché magari l'avete pullato nel banner che c'è ora, non lo so. Comunque nel banner che c'era ora. Sta di fatto che sono strainteressato perché vorrei Anan Lee, quindi per chi gli manca qualcosa di importante, oppure magari gli manca Sotheby e vuole pullare Jessica per fare il Team Poison, insomma potrebbe essere una roba molto carina, no? È da vedere, sono curioso. Mi sa super strana sta roba delle 40 pull, sono curioso di vedere se i banner con le 40 pull hanno dei rate up particolari oppure è totalmente a caso, perché non fa riferimento al rate up dei 5 stelle, non fa riferimento a niente, quindi sono curioso di vedere se effettivamente i rate up dei personaggi 5 stelle, 4 stelle sono identici a quelle che ci sono ora, ovvero 1.5, 8.5, 40, eccetera, eccetera, ok? Quindi sarà interessante vedere anche quello, ma però c'è. Quindi se qualcuno voleva uno dei 6 stelle in questione li può tranquillamente prendere. E sono un bel po' indeciso anche perché al momento sono a corto totalmente di PG Star. Anche se in realtà mi sa che adesso Max O'Blonney mi sto tenendo tutte le risorse per Jessica, ma vabbè, con un altro discorso.
E niente, queste sono, diciamo, le novità di Reverse. Poi vi ricordo che in tutto questo, adesso dal 30 al 13 c'è sta roba qui, e c'è questo selettore qui, e dal 23 al 6 c'è il login event, ma dal 28 dicembre iniziano anche la seconda parte di tutti gli eventi che abbiamo qua in sospeso tra 7 giorni, perché oggi è il 20, ci sta, no, è il 26, no, penso sia il 28, il 28, e poi arriva chiaramente il nuovo banner di Jessica, che avrà Necrologist e Click, Rate Up, non ne sono sicuro, ok, mi sembra di sì però. E nulla, quindi questo è per quanto riguarda le novità di Reverse. Onestamente ci sta, mi fa strapiacere vedere un login event nuovo, diverso. Mi fa abbastanza piacere vedere che hai la possibilità di scegliere un personaggio che vuoi tu. Ma fatemi sapere la vostra, fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Io sono straindeciso per quella nan lì, perché la vorrei davvero. Che casino, non ne ho idea, è un casino, non ne ho idea, non lo so, non lo so, fatemi sapere voi cosa farete, se ci proverete, se c'è qualcuno che volete avere assolutamente, eccetera, eccetera. Per il resto, noi ci becchiamo al prossimo video, una buona giornata a tutti, grazie di cuore, come sempre, alla prossima, bella!